troviamo nelle sale di Palazzo Mosca a Pesaro, sede dei musei civici. Qui nella giornata dell'8 marzo ha preso il via Identità Violate, un percorso più che una mostra attraverso la consapevolezza della donna e purtroppo del problema della violenza. Questa mostra è una mostra itinerante e avrà lo scopo di sensibilizzare attraverso non solo le arti visive e figurative, ma attraverso dibattiti, conferenze. Sarà un contenitore multimediale dove convoglieranno tante esperienze e tante performance che hanno come unico scopo quello di sensibilizzare le persone sul tema della violenza e della violenza in modo particolare di genere. No? Come vi abbiamo illustrato, le parole si legano alle immagini, una commistione tra scrittura, tra tratto, tra grafia e quadri e immagini. Lei è una delle scrittrici che ha legato i suoi pensieri su violenza, su consapevolezza e su rinascita alle opere. Quella che abbiamo vicino a noi è un tratto al quale tiene in modo particolare. Ah, sì, perché io comunque ho ideato un evento contro la violenza sulle donne a mio tempo nel 2013 e comunque è un tema molto sentito. Tutta la violenza, compresa anche quelle anche sugli anziani, non ne abbiamo parlato oggi, ma è grave anche quella, però la donna sta subendo, sta passando attraverso un periodo molto particolare, no? Io credo che un pochino sia dovuto al fatto che noi abbiamo perso la nostra identità di donne, cioè la donna non si sente più femmina, non si sente più femminile e l'uomo non la considera più come tale, perciò si è creato questo non giustificabile assolutamente, certo, perché la violenza non è mai giustificabile, però non si considera più la donna come un qualcosa da proteggere, un qualcosa di delicato, si considera qualcosa al pari dell'uomo e quindi come gli uomini tra loro fanno a pugni quando litigano, ormai è diventato normale picchiare una donna o volerla possedere come se fosse un oggetto. Le persone non sono oggetti, sono persone, sono esseri emotivi e infatti comunque la frase, non so se posso leggerla, sì, se c'è tempo, no, sì. Dice: nessuna donna sarà mai più forte di quella che ha dovuto sollevare la testa 1000 volte dopo uno schiaffo, nessun uomo sarà mai tanto debole quanto quello che ha cercato di piegarla con 1000 schiaffi, quindi la forza del presunto forte è debolezza di fronte a volerla evidenziare su chi è più debole, cioè è troppo facile, non si può.